Quando le luci si spengono e le telecamere smettono di girare. È lì che la vera faccia dei concorrenti del Grande Fratello si vede chiaramente. Ma cosa accade quando uno dei volti noti della casa decide che potrebbe essere il momento di fare un passo indietro? In una serata dove le emozioni hanno raggiunto il picco, Perla Vatiero ha lasciato tutti a bocca aperta. GF. La sfida e la minaccia di Perla. Nell'ultimo episodio del reality show più seguito d'Italia, la tensione tra Perla Vatiero e Beatrice Luzzi ha toccato nuove vette. Prendo la porta e me ne vado, ha dichiarato Perla in uno scatto d'ira, dopo l'ennesimo confronto con la sua compagna di avventure. Nonostante sia un volto già noto al pubblico televisivo, Perla ha dimostrato di non avere paura di confrontarsi, anche con avversari d'eccezione come l'attrice Beatrice Luzzi. Eppure, al termine di una serata ad alta tensione, la minaccia di lasciare il gioco è stata chiara. Se gli fa comodo prendo la porta e me ne vado via. L'importante è che quando esco da qui sto con voi. Nonostante la minaccia di abbandono, Perla è rimasta nella casa, e molti si chiedono se ciò sia stato un semplice sfogo o un segnale di qualcosa di più profondo. La Vatiero ha più volte ribadito che il Grande Fratello per lei rappresenta un viaggio alla scoperta di se stessa, una sorta di percorso psicologico. Ma è davvero così? O ci sono altri motivi dietro la sua reazione? Una cosa è certa. Il percorso di Perla nel GF è tutt'altro che prevedibile. Io me ne vado. Perla minaccia di uscire dal Grande Fratello. Cosa sta succedendo? Il futuro incerto di una concorrente. Sarà solo una minaccia lanciata nell'impeto del momento o un vero proposito di lasciare il gioco? Solo il tempo potrà dircelo. Ma una cosa è chiara. Nel Grande Fratello, come nella vita, ogni scelta ha le sue conseguenze, e ogni passo può essere decisivo. Perla Vatiero continuerà a camminare sul filo delle emozioni del reality, e noi saremo lì a guardare, ad aspettare, a chiederci, cosa succederà dopo.